Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nostra nuova diretta. Saluto tutti i miei follower, saluto tutte le persone che si collegheranno o che già si sono collegate in questa nostra diretta. Saluto Gianfranco Lo Piccolo, nonché la mente di azienda Balsamo Francesco. Saluto Rosy. Buongiorno a tutti. Allora, oggi vi faremo, come voi ben sapete, la nostra ricetta settimanale. Ecco, è un po' insolito perché solitamente la facciamo il martedì. Ah, oggi è lunedì, allora forse abbiamo sbagliato. Ah, non abbiamo sbagliato, ecco. Allora, causa, insomma, impegni lavorativi, abbiamo dovuto anticipare la diretta oggi della nostra ricetta. E invece la promo, insomma, la presentazione dei prodotti che saranno disponibili per questa settimana sarà domani. Quindi abbiamo un po' invertito i giorni. Spero che ci perdonino, perché magari l'aspettavano domani. Però abbiamo invertito solo i giorni per impegni lavorativi ai quali non si può sopperire. E vabbè, ma tanto siamo sempre noi, infatti, sempre la ricetta facciamo, dico, fa lo stesso, penso. Ok, allora, cosa oggi ci prepari oggi? Faremo un secondo... E faremo del pollo all'arancia. Arancia, veramente arancia e limone, per giusta cosa. Però, insomma, essendo che il limone è, l'arancia coprirà il limone, noi lo chiamiamo pollo all'arancia. Ok. Ingredienti. Ingredienti. Allora, le nostre arance della nostra azienda agricola Francesco Balsamo, o Balsamo Francesco che dir si voglia, due arance non trattate. Un limone... sempre la nostra azienda agricola, limone non trattato, sano e naturale, e a tal proposito vi voglio spiegare perché lo vedete così brutto, perfetto, ora ve lo spiego, finisco gli ingredienti e poi ve lo faccio rivedere, nel frattempo saluto tutti coloro i quali si stanno mettendo all'ascolto, poi abbiamo... Che cos'è? Questa maizena! Maizena! Lo so, mamma mia. Lo sto addestrando bene, bravo! Ok, bravo. Maizena, pensavi dicesse farina, vero? Maizena, ok. Spicchio d'aglio, perfetto. Poi cosa c'è? Olio extravergine d'oliva, sempre alla nostra azienda agricola. Pepe nero. Sale. Burro del caseificio a Giaconia, dove siamo stati ieri, ora ve ne parlo. Farina 00, ok, e petto di pollo. Confermatemi se vedete gli ingredienti bene. E dopodiché, mentre Rosy vi comincia a spiegare cosa faremo, poi durante vi spiegherò quella cosa del limone. Ok, iniziamo già a preparare. Allora, facciamo prima il pollo. Dobbiamo infarinare il pollo, le nostre fettine di pollo, che poi voglio aggiungere che si può anche variare con la coscetta di pollo, coscetta di pollo, oppure anche con della lonza, per chi non ama il pollo, non la carne rossa, non ce la vedo proprio, però questi due ingredienti si può variare a vostro piacimento. Quindi cosa facciamo? Infariniamo il pollo per prima cosa. Ok. E lo mettiamo da parte, così già lui è pronto e quando faremo il soffritto ed è pronto lo possiamo già inserire. Benissimo. Ok, puoi parlare. Ok, grazie. Grazie per l'autorizzazione datami. Allora, vado e parto come un treno. Nel frattempo io, leggendo i commenti, voglio salutare, saluto Domenico, Emanuela, Usain Caracus dall'Islanda, saluto Floriana, Cinzia, insomma siete in tanti come al solito. E allora, grazie Floriana ci dice che il miele è buonissimo, mi ricollego dicendo che abbiamo consegnato per la prima settimana il nostro miele, quindi è stato molto apprezzato, molti mi avete scritto anche in privato e di questo sono felice. Allora, nel frattempo vi spiego sta cosa del limone, però io devo procedere. Però tu devi procedere, allora procedi. Bene, avrai un'altra autorizzazione, grazie. Allora, io userò due spicchi d'aglio e li userò, lo farò in camicia. Sai cosa significa? In camicia significa... Scusate, esiste l'aglio a maniche corte o con un maglione o con un giubbotto? In camicia non so cosa significa.
Si vede benissimo, ci dicono, quindi okay, possiamo bene. Procedere. Lo schiaccio lo metto nella nostra padella. In camicia significa che non tolgo la buccia. Non lo so, in camicia. Cioè, ora io non lo so, ma loro lo sanno, buh. Ma io penso di sì. In camicia. Allora, prendiamo anche un pezzo di scorza di limone. Io userò il pelapatate, così non mi porto via anche la parte bianca. Quindi uno o due fettine fate voi. Sì. Sempre, se una vuole sentire più i sapori ne mette di più, se ne vuole sentire meno ne mette meno. Stessa cosa con l'arancia. Non sono stata bravissima, aspetta, e poi aggiungiamo l'olio e facciamo soffriggere l'aglio insieme alle scorze. Ok, ok, puoi parlare. Ok, grazie per la seconda autorizzazione del video, io arrivato. Nel frattempo voglio salutare la signora Giuditta, nonché la nostra zia Giuditta, la chiamiamo zia Giuditta, ormai ci siamo tanto affezionati, dall'Ungheria, le sono molto vicino perché mi permetto di dire che ha perso il marito da poco e quindi le siamo molto vicini e le mandiamo un grosso bacio. Nel frattempo tu puoi allora, procedere. Sì, noi stiamo facendo soffriggere, voi non lo vedete, ma è qui il nostro fornellino vicino. Se lo dobbiamo fare vedere, mi sa. Sì, basta però che tu non fai niente. Lo so, lo vuoi fare tu perché sennò poi rischia. No, anche io non lo faccio. Ok, perfetto. Cioè, praticamente aglio in camicia, scorza di arancia, scorza di limone. Perfetto, benissimo. Ok. Okay. Dopodiché... Dopodiché dobbiamo aggiungere le nostre fettine di pollo che faremo rosolare da entrambe le parti. Benissimo. Vado con la terza autorizzazione? Sì. Perfetto, ok. Nel frattempo vi voglio dire che io questa ricetta non la conosco, nel senso è l'ennesima invenzione di Rosy e come al solito io sono sincero, chiaro e trasparente e già la partenza, ma... Cioè, dubita sempre. Sì, perché non riesco a capire sinceramente delle cose, ma all'ultimo allora. Ci sarà la prova assaggio, che vi ricordo che state lì per tutta la ricetta, perché la prova assaggio è fondamentale, perché ho una leggera impressione che questa volta viene fuori una cosa, insomma, che secondo me, non lo so, è una vaga impressione, non so, è un'impressione mia, io sono uno chef, tutti voi lo sapete, quindi... Allora, abbiamo messo a soffriggere il pollo, che io coprirò perché ovviamente il nostro fornellino è un po' lentino. Sì, ricordiamo da 10 euro, ecco, è molto lento. E nel frattempo dobbiamo fare una spremuta sia di arancio che di limone, quindi così abbiamo usato la scorza e sì. Usiamo anche il loro succo. Che vado a spremere io, come al okay. Solito, ovviamente. Allora, aspetta che lo avvicino. Avvicino così vedono tutto, prima o poi ci attrezzeremo ovviamente per una farvi vedere tutto. Ovviamente vi ricordo okay. Sempre che se questa ricetta vi potrebbe interessare vi invito sempre a condividerla, a commentarla e così portiamo sempre avanti il progetto di azienda Balsamo Francesco. Okay. Vado a spremere, vado, da questa arancia uscirà il succo come vedete, arance ancora molto succose, vedete, vai. Se tu lo usi solo da un lato. E io purtroppo non sono bravo come te. Quindi da entrambi i lati. Non bisogna buttare via niente, come diciamo sempre. Ok, quindi vado all'altra metà, come vedete, con un'arancia ne riempo un bicchiere. Abbiamo fatto la prima metà, la seconda metà, quindi. Oh. Facciamo aspetta. Danno, ok. Quindi per chi mi chiedesse, ma le arance vostre sono ancora succose? La risposta scusami, è sì. Ok, non è cosa tua. Non è cosa mia. Ok, prosegui. Non è cosa tua, completamente. Vai, ogni tanto voglio fare qualcosa io, ma capisco... No, farai una cosa molto più semplice. Benissimo. Saluta signora Claudia, nel frattempo saluto tutti coloro i quali stanno seguendo questa nostra diretta un po' atipica, non la posso chiamare del lunedì, scusate, del martedì, ma del lunedì. Ok, giriamo il pollo nel frattempo. Ok, altrimenti... già che mi sembra cotto tra l'altro. No, perché tanto avrà una cottura molto veloce, ecco, sì. Perché abbiamo utilizzato le fettine di pollo e non le coscette, perché altrimenti la cottura sarebbe stata molto più lunga. Nel frattempo... Spremiamo anche il limone, che potete anche continuare dove avete fatto l'arancia, non cambia niente. Perfetto. E lo mettiamo anche, un limone e basta. Anch'esso, già con la prima metà, lo vedo sì, parecchio no. Succoso. Basta e avanza. E perfetto. Se volete,
il succo di arancia ne possiamo anche mettere anche di più, però io voglio capire se con uno noi basta, altrimenti lo aggiungiamo, anche perché non aggiungeremo liquidi. Quindi i nostri liquidi per fare cuocere il pollo saranno giustamente il succo degli agrumi, ecco. Entrambi gli agrumi. Ok, allora ci siamo quasi. Sì. E mettiamo soltanto per prima cosa il limone, cioè che sembra ovviamente un po' arancione, però non fa niente, lui è. Sì, la signora Palmeri nel frattempo che salutiamo ci dice che le nostre arance sono ancora stupende, non so dolcissime ma stupende, grazie mille, super succose, io vi posso garantire che tutto aprile ce la faremo quest'anno a renderle, a tenerle così. Nel frattempo io ho già capito Rosy cosa vuole fare, da dove se l'è tirata fuori questa ricetta, ecco perché non uscirà fuori un piatto secondo me. Okay. Poi all'assaggio ve lo dico, quello di là era il pollo alle mandorle, quello che magari usano fare i cinesi. No, quindi ma guarda che quello all'arancia esiste. Il pollo all'arancia io non l'avevo mai sentito dire, signori, però esiste. Qualcuno mi confermi, è la prima volta. Ma siccome Rosy inventa, ma prima o poi la sbaglia. Vai. No, tranquillo. Aggiungiamo anche il nostro succo d'arancia, però metà del succo che abbiamo ricavato, ovviamente, perché poi vi dirò a cosa servirà. Quindi mette tutto il limone e metà bicchiere, diciamo, giusto, sì, metà bicchiere dell'arancia. E facciamo, aspetta, il sale, saliamo ovviamente. Invece il pepe lo metteremo quasi a fine cottura. Ok, poi vi facciamo vedere cosa sta uscendo fuori, perché io che lo vedo dico bah. Comunque. Tranquillo, mi dispiace perché non possiamo fare sempre. Ci attrezzeremo, ci stiamo attrezzando. Allora, ci stiamo attrezzando. Così ti si vede un pochettino meglio. Sì. Okay. Noi ci stiamo attrezzando. Allora, sì, la nostra amica Gabriella, perdona, mi dice che le scaloppine al limone esistono, quindi perché non arancia al limone? Vabbè. Hai visto? Gabriella, hai ragione. Lui che non sa le cose. Siamo bellissime, però vogliamo vedere il pollo, ovviamente. Ha ragione. Grazie mille, vado subito io mi spavento se faccio danno. No, aspetta, vicino io. Ok. Allora, qui abbiamo il pollo e i nostri succhi. Se si vede, è questo. Ci hanno detto che si vede benissimo. Ok, quindi adesso noi lo facciamo cuocere, ma 5 minuti basteranno, sì, perché già il pollo è quasi cotto, perché comunque il pollo ha una cottura molto veloce, e quindi poi proseguiamo con la nostra ricetta. Ok, ovviamente poi quando proseguiremo con la nostra ricetta metteremo per la prova assaggio il pollo qui, per i, certo, nuovi lo sto dicendo, e quindi si vedrà il piatto completo quando andremo ad impiattare, eccetera eccetera. Volevo spiegarvi quella cosa del limone nel frattempo, che è molto importante. Questo di qua, come vedete, questo giro di qua si chiama ragnetto rosso, significa che c'è un insetto, appunto, un ragnetto rosso, e va a fare questo lavoro qua. Infatti, tu lo vedi, se voi lo vedete, non è bellissimo da vedere qui all'esterno. Questo in siciliano viene chiamato naso di ferro, ecco, proprio ve l'ho detto, per com'è naso di ferro tradotto, e ovviamente questo denota il non trattare i nostri limoni, quindi la buccia è edibile, perché diffidate sempre dalle cose perfette, stilizzate e quant'altro. Finito questo, non lo so, nel frattempo che il pollo si cucina, dico un'altra cosa, per quanto riguarda il burro che poi useremo, perché non te l'ho visto ancora utilizzare, burro del caseificio a Giaconia, anche ieri è stato un successo, ringrazio tutte le persone che sono venute e ci sono venute a trovare, e ne approfitto per dire che l'appuntamento per domenica prossima è rinnovato e ci sarà, ve lo dico subito, una nuova grigliata. Questa volta già vi vado anticipando qualcosa. Ma di che non si parla? No, ma glielo dico, già si parla di salsiccia, quindi grigliata di salsiccia domenica prossima al caseificio a Giaconia. Se ci saranno ancora aggiornamenti, vi aggiornerò nel corso della settimana. Ok, noi ci siamo quasi, un paio di minuti. Mi dispiace, la cottura è quella. E la cottura è quella. E quindi bene, cosa facciamo? Allora, oggi si festeggia una cosa. Vero, eh? Mm. Vero, eh? Cosa si festeggia? Lo dico io o dici tu? No, lo dici tu. Allora, oggi sono 14 anni, sì, 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 certo, 14 anni che
questa santa, una santa di Rosi, mi sopporta, perché il 4 aprile dell'ormai lontano 2008, quando io avevo i capelli e tra l'altro non erano manco bianchi, ci siamo fidanzati. Quindi è una giornata importante. Ci vuole un bacio, perché giustamente. No, ma io non l'ho detto. Ma... E mia moglie ti regalo cosa mi ha fatto? Perché a pranzo ci sa che fa il pollo con l'arancia. Con... Vabbè. No, che abbiamo fatto questa ricetta, gliel'ho fatta proprio perché anche se è semplice, io sono per le cose semplici, sono buone. Perché possiamo anche fare dei piatti proprio mastrodontici, con tante cose molto particolari, ma possono anche non risultare buoni nel gusto. Quindi io sono sempre per la cucina semplice, e forse potrò non piacere a qualcuno, non lo so questo, però io sono fatta così. Io non parlo, perché poi alla fine, come ogni volta, parlo, poi assaggio ed è buonissimo, però stavolta secondo me la becco. Ma intanto ci fanno gli auguri anche dall'Australia, saluto. Grazie. La signora Enza, che è sempre lì imperterrita. Un giorno verremo a trovarla. In Australia? Sarebbe bellissimo. Ok. È un bel posto. Vogliamo vedere i canguri. Ecco, per quello. Comunque, piovono auguri in continuazione. Grazie, grazie mille. Ha resistito 14 anni, quindi voglio dire... Abbiamo superato la crisi del settimo e del quattordicesimo, a questo punto possiamo dire. Quindi sì. ci vedremo per i prossimi traguardi. A sto punto il prossimo traguardo sono 25 anni di matrimonio, dove magari inviteremo tutti i follower, no? Sto scherzando, perché tutti non c'entrate, perché vi volevo anzi ringraziare, perché siamo quasi a 11.300. Cioè, la possiamo fare in azienda, così li mettiamo tutti nel terreno, diciamo così, e c'è. Ma ci lo sa mai dire mai nella vita. Ma vero, ma allora ci siamo. Già ci cotto? Sì, no, sì. Ok. Perfetto. Allora prendiamo solo le fettine di pollo. Perché non ho le parole oggi? Allora prendiamo solo le fettine di pollo, che sembrano giustamente un po' palliducce, però sono cotte tranquillamente. Okay. Allora aspetta, e poi cosa faremo? Dobbiamo filtrare, che io ho dimenticato sia il colino che la cosa. Vado, allora, a prendere. Tieni tu. Nel frattempo che Rosy va a prendere il colino che ha dimenticato, anche perché vi ricordo questa ricetta, qua vi comincio a fare vedere qualcosa, l'odore è buono, e già questo glielo dobbiamo riconoscere. Ma ora all'assaggio me la voglio vedere tutta. Innanzitutto vi ringrazio per gli auguri che state facendo. Ops, è già arrivata, quindi mi sposto. Allora, aiutami tu. Sì, come? Dobbiamo filtrare il liquido che è rimasto... Nella padella, vai. Allora, non là sopra, qua, perché altrimenti come faccio? Vai. Avvicinati. Okay. Perfetto, questa operazione, scusa, a cosa serve? Perché non la capirei mai. Perché adesso dobbiamo andare a creare una salsetta. Sì. Che accompagnerà il nostro pollo. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma che senso ha? Cosa c'entra? Ora vediamo. No, vedrai. Cioè, le bucce rimangono qua dentro, le mangio io, che devo fare? No, le metto qua. Ah, pure sopra per guarnire il piatto? Certo. Amore, io non te lo voglio dire, ma oggi qua fra poco arriveranno le critiche. Rosy, ma cosa hai combinato oggi? Allora, dico, innanzitutto non posso sempre fare le cose buone, posso pure che questa volta non sarà di gradimento. È lunedì, magari tu fai le ricette buone il martedì e il lunedì non c'eri abituata. Perché signori miei, allora, oggi Rosy ha preso un abbaglio. Vi confermerò tra poco. Niente. Allora, aggiungiamo. Questo ve lo faccio vedere, dai, così. Allora, aggiungiamo. Allora, se lo spostiamo, ok. Il liquido che è avanzato. Il succo di arancia che avevamo precedentemente lasciato da parte. Poi aggiungiamo un po' di burro, che darà un po' di sapore al nostro piatto. E poi... facciamo prima sciogliere il burro e poi aggiungiamo un cucchiaino di maizena o amido di mais, fa lo stesso. Quindi adesso ve lo rigiro, così, eccolo. Rieccolo. Ecco, okay. Non riecco.
Rieccolo, parlavi di te. Francesco Gallina ci dice: siamo alla solita ora, al solito Petitto. Che... per questo non li facciamo a quest'ora, così mi facciamo venire la fame. Petitto per gli amici del nord, fame, perché al solito in siciliano Petitto, in italiano fame. Fame, sì. Okay. Allora, facciamo sciogliere altri due minuti il burro, aggiungiamo la maizena, come vi dicevo, così si creerà questa salsetta abbastanza, come dire, corposa, che adageremo nel nostro pollo. Io mi sto fidando sulla parola. Lasciatelo di fare. Solito, come vedete, quando arriva il piatto, voi non mi vedete sempre, vado, posso assaggiare, mi avete per caso, se... cioè, io non l'ho mai detto, wow, non vedo l'ora. Già... il pepe lo mettiamo... Vabbè, oh. L'odore c'è, lì non posso, cioè, qua faccio già i complimenti, ma l'odore non significa niente. Sicura di quello che faccio. Va bene, va bene. Quindi quella salsa che avete visto là, questo mix di spremute col burro, con la maizena, va a finire sopra questo pollo che già c'ha le bucce. No, vabbè, è un casino totale oggi. Vabbè, mettiamo l'amido. Saluto l'amico Vincenzo che ieri ci è venuto a trovare insieme alla sua famiglia. Ci fai complimenti per tutto. Grazie. Grazie. Ringrazio anche la mia signora. Però oggi ti vedi questa ricetta che vi consiglio di non farla assolutamente, lo posso dire. Saluto Rosy, io sono sincero, ormai mi conoscono. Però guarda che se ti piace non te lo faccio mangiare. Ora vediamo. Fa la fame oggi. Io la devo assaggiare perché mi tocca. Altro che dieta, ti metto proprio alla fame. Okay. Allora, io sto facendo sciogliere l'amido. Nel frattempo si sta addensando il nostro succo. Dai. Ehi, sei incredulo? No, sono incredulo perché la voglio vedere tutta. Beh. Sei incredulo proprio, non ti facevo così. Perché non ti fidi di me? Non è che non mi fido, però giustamente non è che si può essere sempre perfetti. Anche le critiche diventano costruttive. E secondo me, ripeto, non ci siamo. Va bene. Come si dice? Provare per credere. Hai visto? Okay. Ok, vediamo. Due minutini. Anche perché oggi la faccia gliela mette lei, perché io... gliela metto io. Io dico sempre, ci metto la faccia, faccio sempre così, ormai. Lo sapete, ma non posso mettere faccia dove, giusto? Ah, certo, ci mancherebbe. Infatti. La metto io. Vede, non vedo l'ora, quasi che la scendi. Non allora, vedo proprio l'ora. Pronto. È pronto? Sì. Ok, andiamo a vedere questo capolavoro, dai. Vediamo. No, vabbè. Ok, vediamo. Mettiamo proprio così, semplice. Faglielo vedere a sto punto. Allora, aspetta, come faccio? Ci penso io? No, ok. Okay. L'odore del burro sta salendo, che è una meraviglia. E fino a qua non ti posso dire niente. E mettiamo sopra. Ok. Allora. Non è bellissimo da vedere, è allora, su questo. Questo è sicuro, non è un piatto bello che lascia a bocca aperta, ma vi assicuro che è buono. Sì. Quindi questo è il piatto finale. Bellissimo, beve veramente. Ora io non vedo l'ora di andare alla prova assaggio. Ma io ti assicuro che è buono. Vai con una forchetta. Ok. Allora, occhio qua, perché qua, sapete... Allora, se il forno sarebbe stato un pochettino più vivo. Ok. Perché è un po' moscio. Le scuse? No. Cominciamo con le scuse? No, non avrebbe questo colore un po' palliduccio, ma sarebbe tipo un po' più, come dire, non mi viene la parola. Più vivo di colore, sì. ma si sta solamente giustificando perché già lo sa. Ora andiamo e voglio una forchetta, io solo qua. Ah, pure, tutte e due, ora non vuole assaggiare. Qua sono, allora, noi siamo pronti. Io prendo quella della limonata. Noi siamo pronti con la nostra consueta, ormai conosciuta in tutta Italia, in tutta la Sicilia, in tutto il mondo, prova assaggio. Okay. Ovviamente, però, non prima di aver dato un bacio alla mia signora. No, va bene. Vado, okay. Andiamo. Bravo. Complimenti. Grazie. Mi hai fregato anche questa volta. Doppio bacio. Signori, io ci volevo provare. Sembrava così una grande stupidata. E invece no. La ricetta stupida, invece no. No, perché... no, ora faccio il bis. Non te lo Mi faccio scuso fare.
per averti, tra virgolette, umiliato per un video, per una diretta intera, cioè, ma l'ho fatto con classe. Ma che no, nel senso che non è che ti ho mai offeso. No, per carità. Non hai avuto fiducia in me, hai sbagliato. Questo è vero, però non me la sarei mai aspettata, però un altro pezzo me lo devi. Faccio da me, ok. Quel pollo è tenerissimo, quindi... Facciamo i complimenti. Ma che fai tutto questo? No. Come l'ho tutto? Perché? No, perché non te lo meriti. Ah, ecco. Dopo aver dubitato di me, non te lo meriti. Ok. Ovviamente le nostre arance fanno la sua, il sughetto, il nostro sugo. Vediamo ora. Allora, io rivado perché ve la devo spiegare tecnicamente. Sì? Ma come, no? Come cavolo fai a cucinare così bene? Cioè, sono stato fortunato anche in questo. Allora... Si sente il pollo, vabbè, che ve lo dico a fare, il pollo. Il limone lo sento, il succo, compresa la scorza. L'arancia, il burro, l'olio. Insomma, si sentono tutti i sapori. Signori, ho sposato un fenomeno. Ovviamente, ve lo devo dire, per questa ricetta, per tutto quello che c'è all'interno per i nostri prodotti, io ci metto la faccia. Ah no, adesso tu non ce la dovresti mettere. No, ce la metto perché ho assaggiato, ce la metto perché ho assaggiato. E... niente, io prima o poi spero di vincere questa scommessa, perché prima o poi il piatto brutto ti deve venire. Probabile. Si accettano scommesse, ma io sono sicuro che il piatto brutto prima o poi arriverà. Molti dicono sarà buonissimo. È buono, e allora vi consiglio di abbinare come contorno o il purè di patate, che ci sta secondo me veramente bene, oppure una classica insalatina verde semplice, ma vi assicuro che anche se lo vedete così semplice è buonissimo, fresco, cioè proprio ottimo. Altro suggerimento che precedentemente, chi ci segue già da tempo, io ho detto: se vi congelate il succo dell'arancia o il limone, ci sarà d'estate, però diciamo che il periodo del limone succoso è questo, vi anche congelate il succo di limone, questo piatto d'estate è il top, vero? Confermo in pieno tutto quello che hai detto. Questo sapore così, come si dice, fresco, d'estate è una meraviglia, quindi vi do qua anche questo consiglio. Ok, perfetto. Io adesso, dopo aver assaggiato, dopo avervi parlato, dopo avermi sopportato, nonostante i complimenti, siete simpaticissimi, complimenti, bella coppia, auguri. Ok, grazie a tutti. Io volevo fare una romanticata. No, ora ti spiego. Ora te lo spiego. Te lo devo spiegare. Che ci ho pensato tra l'altro ora, mentre tu parlavi, perché è giusto così. Siccome sono 14 anni e quindi dico, devo ringraziarti prima di tutto per tutto quello che fai per me, per noi, ovviamente, includo tutta la famiglia. Quindi già questo diciamo che è un ringraziamento che voglio farti e ti do un bacio, al solito, giratevi, perfetto. E volevo fare un brindisi. Prendi qualsiasi cosa, voglio fare un brindisi davanti a loro. Ok, prendo l'arancello. Con l'arancello, un brindisi con l'arancello. Nel frattempo tu ti allontani, io ci vado di nuovo. Buonissimo. Nel frattempo mi chiedono qui di assaggiare e io farò assaggiare. Prego. Ok, benissimo. Com'è? Stai svenendo? Perfetto. C'è il piccolino che oggi non ha avuto scuola, o meglio, non è andato a scuola. Nel frattempo che arriva l'arancello, perché assaggi l'arancello col pollo all'arancia. Lo chiamiamo pollo all'arancia, amore? Sì. Pollo all'arancia, confermato. Al solito scriveremo il procedimento nella nostra... sul nostro video. Ops, è già arrivata. No, non i calici, non ci sono i calici, andiamo. Scegliamo, ma i bicchieri. Molto faremo il brindisi con questo nostro prodotto qua che molti di voi conoscete, il nostro arancello, prodotto sano, naturale, artigianale. A te l'onore. Ok, agitiamo un po' prima dell'uso. Sì, così si dice. Allora, vai. Poco, perché ancora dobbiamo affrontare... Ah, pensavo giornata. Perché devo guidare. No, dobbiamo affrontare anche la giornata, sinceramente. Ok. Dobbiamo essere lucidi. Vai, allora,
Cioè, ovviamente a me dai il fondo del bicchiere, dammene un altro poco, magari. Su questo non ho dubbi, perché giustamente lo conosco. Ottimo. Lo conosco benissimo. E allora, augurando alla qui presente, oh, Rosy, grazie, tanti auguri. E sto facendo figli maschi, dico non lo so perché. E comunque, tanti auguri. Noi facciamo un brindisi alla nostra e alla loro salute. Vai. No, non prima però di aver dato un bacio alla mia signora. Vai. Grazie. Buonissimo. Siamo di parte. Io non lo commento nemmeno. Perfetto. Grazie per queste parole, per questo brindisi. Grazie mille, la nostra amica Gabriella. Tutti fanno auguri, grazie, grazie, grazie. Ovviamente a coloro i quali non abbiamo risposto durante questa diretta perché intenti a cucinare, a parlare, a farci gli auguri, a scambiarci baci. Oggi la diretta dei baci la chiamerei. La dolcezza. Ve la posteremo sempre lì, nella nostra pagina. Ma ora ci aspetta. Io dico sempre la nostra pagina o sulla nostra pagina, perché mi è venuto sul dubbio. Correggetemi se sbaglio, io sono un povero contadino un po' ignorantino e quindi a volte posso sbagliare. Quindi nella pagina, ok, ecco, Facebook azienda Balsamo Francesco. Enza ci dice vi potrei guardare per ore, spero che gli altri siano dello stesso parere. Grazie mille, ovviamente. Mi raccomando, se fate il piatto mandateci, come fanno tantissimi di voi, ci mandano poi fotografie, insomma, dei loro piatti. A noi fa un immenso piacere, quindi ci tengo. Ok, ovviamente condividetela, condividetela e condividetela. Se volete. Applicatevi in tutto il mondo per fare trionfare il nostro amore, per rendere partecipi tutto il globo terrestre, che oggi noi, vi ripeto, facciamo 14 anni di fidanzamento matrimonio, nel senso, nel senso stiamo insieme, brava, quindi più lo condividete, più questo amore verrà visto da tutte le parti del mondo. Infatti, niente, grazie noi, per averci guardato, grazie per supportarci e sopportarci, perché comunque ci sopportano pure. Nel frattempo tu fai saluti, io vado. Sapevo che mangiava, ma guardate che poi non glielo do proprio per niente, perché ha dubitato di me. E niente, grazie mille, alla prossima. Sì, la diretta la trovate sempre lì, ripeto. Ok. E ci vediamo noi al prossimo video o alla prossima diretta. Seguiteci sempre, ancora auguri. Auguri. Ciao e grazie di tutto. Grazie mille. Grazie del vostro supporto. Buon appetito.